sono il professor Ferro, insegnante di scuola media di Paolo Guastadore. Paolo è stato un alunno che ho seguito per 3 anni e lo ricordo come un ragazzo solare, sempre molto attivo a scuola e con una passione particolare. A lui piaceva l'agricoltura e in modo particolare gli piacevano tutto quello che era la natura, no? Quindi come si innestavano le piante, come si produceva, tutto quello che sono i beni che ci arrivano dalla terra. E questa passione l'ha poi realizzata completando i suoi studi all'Istituto Penna, diventando un agrotecnico molto importante. E perché sottolineo la parola importante? Perché è stato assunto dalla Coldiretti e la Coltivatori Diretti gli ha dato una grande responsabilità, quella dell'ufficio di zona di Nizza. Ed è purtroppo rientrando dal lavoro che in quell'incidente di quel famoso gennaio di 10 anni fa è stato un incidente che l'ha portato all'altra sponda della vita, come diciamo noi. Lui ha lasciato un grande ricordo e un grande rimpianto nella nostra comunità, perché oltre ad essere un ragazzo molto, diciamo così, sociale, nel senso che legava le sue amicizie un po' con tutti, era stato presente come donatore di sangue all'Avis e non mancava mai in ogni iniziativa che c'era nel nostro paese. E oggi, se siamo qui a ricordarlo con questo importante torneo, che secondo me è l'unico della provincia, perché vediamo in questo momento l'inclemenza del tempo, con la pioggia scrosciante, radunare più di 50 atleti, è vero, in questo contesto, per ricordare con questo torneo Paolo, secondo me è un grande successo e lo dobbiamo certamente a Luciano Marchesi, che è un po' il fondatore di questo gruppo, il PGS Isola Tennis Tavolo, che ha fondato lui, che ha seguito in tutti questi anni e che ha avuto questa brillante idea di questo torneo che si fa ogni anno nel mese di novembre, che è il mese in cui Paolo compieva gli anni, e quindi questo ricordo secondo me ha un valore molto importante e significativo. Siamo qui in tanti, adesso tra un po' lascio la parola anche al sindaco. Noi praticamente sia il papà di Paolo che il sottoscritto siamo stati sindaci anche noi di questo paese e quindi abbiamo un sindaco giovane che adesso lasceremo la parola anche a lui.